Che fai? Gioco a calcio. Poi vabbè, mi gamba tantissimo l'arte in generale, quindi sì. Musica, figo. Poesia, scrivo. Ma veramente? Un po' di cose. Dai, che bella poi, cosa. Dice, per cui ti piacciono, ma devi dire però... Li scrivi tu? Scrivo io. No, ma dai, che figo. Mi è capitato di fare conquiste tramite le poesie, però già, cioè, siamo nel 2022, poeti non è che siano tanto ricercati. L'ultimo periodo ho deciso di pubblicare questa Savé. Dai, hai avuto riscontro su questa cosa? Poino sì, dai, diciamo. E scrivi anche canzoni? Ho scritto anche le canzoni. Lo sapevo. Poesia, canzoni... Vanno d'accordo. Sì. Al giorno d'oggi è difficile che le ragazze cerchino una persona romantica, magari preferiscono più la parte, un ragazzo un po' più stronzo. Te invece? E io, vabbè, sono truccatrice, quindi come vi ho detto, poi anch'io sono un po', diciamo, appunto un artista. E quindi, vabbè, io disegnavo già da bambina. Disegni? Che non me lo dici? No, non è che disegno, vabbè. Disegnavo da bambina. Però nel senso che già disegnavo, nel senso avevo capito che comunque l'arte era una cosa che mi piaceva. Beh. E poi, niente, poi ballo salsa e baciata, che è un'altra mia passione. Questa, vedi, è una cosa che non ho detto, però io ballerino... Tu ballerino? Ce l'ho nel sangue, non sono ballerino, cioè non so i passi di danza, però ce l'ho nel sangue. Ballo. Cioè, non sai i passi, però... Sì, okay. Sono stato a Barcellona, ho visto un po' le passi del flamenco. Ah, vabbè. Ultimamente, quindi... Ok, ok. All'inizio lascio fare molto di più all'altra persona. Magari te lo posso far capire, ok? C'è un interesse, però posso molto nel mio. Sei il mio compagno? Vabbè... Sei il mio compagno, No? Dovrei imparare, però. Imparerò, nel senso... Ci proverò, no? Cioè, un po' nel sangue ce l'ho già, quindi nel senso forse mo bro. No, magari ti faccio battute, rido, scherzo, con lo sguardo ti guardo in un certo modo. O magari c'hai l'occhio bene, però io i piedi non li pesto, cioè cerco di non pestarli mai. Dimmi che hai fatto lezioni di cucina e che mi puoi spiegare il menù. Ah, io speravo me lo spiegassi tu. Mazzancolle, io non so che cosa. Mazzancolle sono tipo i gamberi. Ah sì? I gamberoni, i gamberoni. Come sono gambe? Cioè, ci stanno gamberi diversi tra di loro. Eh sì, ovvio. Certo. In questo momento della mia vita mi piacerebbe trovare più qualcuno che sia deciso e sappia quello che vuole. Che magari mi faccia anche delle domande per capire chi sono. Invece che fai oltre al truccatore? Faccio palestra, mi piace. Mi piace la musica tantissimo. Tipo? Vabbè, io canto da quando ero piccolo. In una famiglia di cantanti, musicisti, quindi sempre stato in mezzo alla musica. Mi piacciono le voci, quelle belle, anche alcune neomelodiche. Tipo, voglio sentire sbattere la musica neomelodica. No, certe canzoni neomelodiche. No, sono belle, alcune sono belle, cioè... le ascolto pure, alcune sì, alcune. Dai, comunque sta tipo Gigi Finizio, è un cantante bravissimo. Non mi piace l'appuntamento standard. Sì, Finizio sì. A volte mi piace anche incontrare una persona, andare subito al sodo e poi vedere quello che succede dopo. E quindi canto? Sì, mi piace la musica R&B fondamentalmente. Anche hip hop, mi piace tutto quel genere black. Però siccome ho sempre sbagliato tutto nella mia vita, cioè mi piacerebbe mettermi alla prova e provare qualcosa di diverso. Ma veramente tutto, anche musica vecchia, anche classici proprio, Massimo Ranieri. A volte è proprio bello che ti ascolti la canzone e piangi, no? Sì, però... Io a volte mi devo proprio fa male. Non capisco mai se piace a qualcuno. Cioè, se proprio dico... sono imbecille, non funziona sta parte in me. Si è tipo bloccato lo sviluppo, secondo me, di questo lato mio. Non lo so, non lo capisco. A te quale piace? Ascolto tutto. C'è Ultimo. Ti piace Ultimo? Beh, mazza, Ultimo è abbastanza struggente, eh? Cioè, se stai messa in critica per dire l'amore, Ultimo veramente ti butti alla fine. Siamo arrivati. Allora, qui sotto. Grazie mille. Ehi. Wow. Sono tipo da sesso al primo appuntamento? Sì. Sì? Sì, perché no? Ogni occasione lasciata è persa, quindi è peccato buttare una cosa del genere poi. Vedi qual è la mazzancolla? Un gambero. È un gambero grande.
Abbiamo due punti di vista differenti di grande. Vabbè, non è un XXL, ma... è un albero. Vabbè, ma noi ci piace. Cioè, non facciamo distinzioni sulle dimensioni. No, però è un gambero. Cioè, I believe in